Perfezioniamo ancora il nostro esperimento eseguendo le misure con un calibro decimale invece che con il righello millimetrato. L'utilizzo del calibro decimale è più che sufficiente, quello ventesimale sarebbe anche eccessivo. Quindi cominciamo con la misura del diametro di base, che fornisce il valore 20 mm. Poi andiamo a vedere se allinea perfettamente proprio la tacca 0 oppure la decima, che è la stessa cosa. Quindi scriviamo che il diametro è 20,0 più o meno 0,1 mm. Ricordiamo infatti che il calibro decimale ha una sensibilità di un decimo di millimetro. Il raggio del cilindro è la metà, quindi è 10,00 più o meno 0,05 mm. Si dimezza anche l'incertezza quando passiamo dal diametro al raggio. Passiamo alla misura dell'altezza del cilindro, che è 56 mm. Qui è 55, 56 e poi si allinea alla seconda tacca, quindi è 56,2. Quindi l'altezza è 56,2 più o meno 0,1 mm. Infine, per la misura del diametro del foro, infiliamo le pinze del calibro dentro il foro, allarghiamo e troviamo 4 mm e si allinea perfettamente la prima oppure l'ultima tacca, quindi 4,0 mm precisi. Ecco qua, da cui ricaviamo il raggio del foro è la metà, 2 mm. Notiamo subito che tutte le misure che abbiamo preso con il calibro decimale sono circa 10 volte più precise, cioè hanno un'incertezza 10 volte minore delle stesse misure che avevamo preso con il righello millimetrato. Infatti il righello millimetrato ha una sensibilità di un millimetro, il calibro decimale ha una sensibilità 10 volte più piccola, un decimo di millimetro. Calcoliamo il volume del cilindro come abbiamo fatto prima, stesso identico procedimento. Quindi l'area di base pi greco alla seconda, cioè l'area del cerchio per l'altezza, e il risultato è 17,66 millilitri. Poi, come abbiamo fatto prima, calcoliamo l'incertezza, l'errore assoluto sul volume, moltiplicando l'errore relativo per il volume stesso. L'errore relativo lo calcoliamo come prima sommando gli errori relativi di tutti i fattori che si moltiplicano, che sono pi greco, r, r e h. Pi greco, abbiamo detto, non ha errore purché noi prendiamo come valore approssimativo almeno 3,1416. L'errore relativo sul raggio è 0,05 diviso 10 e fa questo valore. L'errore relativo sull'altezza è 0,1 diviso 56,2 e fa questo valore. Sommando tutti questi errori relativi otteniamo l'errore relativo sul volume del cilindro, che è intorno all'1%, 0,0118, è l'1,18%, quindi è una misura che è 10 volte più precisa all'incirca di quella che abbiamo ottenuto prima con il righello millimetrato. Moltiplicando questo errore relativo per il volume otteniamo l'errore assoluto, 0,21 millilitri. Ricordiamo che prima l'errore assoluto era di 2,1 millilitri, quindi adesso abbiamo un errore assoluto 10 volte più piccolo grazie all'utilizzo del calibro decimale al posto del righello. Quindi abbiamo sfruttato il fatto che il calibro decimale ha una sensibilità migliore, 10 volte migliore, 10 volte più piccola di quella del righello. Il risultato finale sarà quindi 17,66 millilitri più o meno 0,21. Qui togliamo la seconda cifra decimale, già la misura è sufficientemente precisa così com'è, quindi 17,7 più o meno 0,2 millilitri. Perfezioniamo la misura ancora di più tenendo conto del volume del forellino. Quindi stesso procedimento di prima, l'area di base è il forellino, pi greco era la seconda, abbiamo visto che il diametro è di 4 mm, quindi il raggio è di 2 mm. Prima c'era venuto un diametro con il righello di 3 mm, la misura fatta con il righello millimetrato, invece il calibro ci dice 4 mm. Comunque andiamo avanti con i calcoli e la lunghezza del foro 20 mm, quindi il foro viene di 0,25 cm cubi. Togliamo questo volume del foro al volume pieno che abbiamo calcolato prima, 17,66 meno 0,25, e il risultato del volume del cilindro è 17,41 millilitri. Con l'errore che abbiamo trovato prima, 0,21, togliamo
una cifra significativa, lasciamone una sola, 17,4 più o meno 0,2. Ricordiamo che invece la misura migliore che avevamo ottenuto prima, però con il righello millimetrato, era stata 17,5 più o meno 2,1. La cosa importante da vedere è l'incertezza. 2 millilitri di errore, la misura di prima con il righello millimetrato, 2 millilitri, 0,2 millilitri, la misura fatta adesso con il calibro decimale, 10 volte più piccola quindi l'incertezza. Confrontiamo infine il volume ottenuto per immersione, che era sempre il valore di prima, 17,5 più o meno 1,0. Lo confrontiamo con il volume che abbiamo trovato adesso con il calibro decimale, che è una misura più precisa del volume per immersione. Naturalmente le due misure sono compatibili perché addirittura non solo hanno l'intersezione comune, ma una è contenuta dentro l'altra e la loro intersezione è la misura più precisa, quindi quella con il calibro decimale. Questo è il volume del nostro cilindro d'alluminio. Dopo tutti i perfezionamenti progressivi che abbiamo fatto, il perfezionamento più importante è stato sicuramente quello di passare dal righello al calibro decimale. L'altro miglioramento importante è quello di considerare anche il volume del forellino, cioè togliere la parte del forellino rispetto all'intero volume del cilindro. Adesso siamo finalmente pronti per misurare, calcolare la densità di questo cilindro di alluminio, quindi la densità dell'alluminio.